E siamo qui a Electric Motor News con una sorpresa, perché dopo tanti anni di concorrenza, direi, tra Ligier e Microcar, adesso c'è una joint venture, e per sapere di più di questa joint venture parliamo con François Ligier, che è figlio di Philippe Ligier, titolare di Ligier Automobile. Bonjour. Bonjour. Allora, j'ai expliqué le public italien che après beaucoup de concorrence directe da Microcar e Ligier, allora c'è un accordo. Sì, abbiamo trovato un accordo tra le società Ligier e Microcar, dove di fatto entrambe sono sorelle con un obiettivo in comune, quello di andare sul mercato. Un obiettivo comune, divenire le leader du marché. Per il veicolo elettrico, per le utilitarie ed i quadricicli o per tutti i prodotti? Quadricicli o per tutte le chose? Per tutta la gamma di prodotti che fabbricano Ligier e Microcar, per i veicoli classici senza patente, per i veicoli speciali e anche per i veicoli elettrici del futuro. Ma Microcar è sempre parte del gruppo Jeannot? No, Microcar non fa più parte del gruppo Jeannot Beneteau ed ora Microcar è parte del gruppo Ligier. Beh, questa è una bella informazione. Qui a Parigi abbiamo visto molti veicoli elettrici. Io so che tuo padre ai tempi aveva qualche dubbio rispetto ai veicoli elettrici. Ora quella politica è cambiata? Perché se ne no, la politica si è cambiata. Ligier ha lavorato sui veicoli. Sì, Ligier ha lavorato sui veicoli elettrici negli anni 90. Sì, lo so bene, perché abbiamo fatto anche qualche accordo con Electric Motor News. Sì, ma allora il mercato non era ancora maturo. La tecnologia era troppo costosa per uscire sul mercato. Ora è chiaro che la tendenza del 2008 è quella di ridurre il consumo di combustibile in generale. E noi abbiamo posto Ligier in una posizione strategica per lo sviluppo futuro dell'auto elettrica pura, per affrontare questa congiuntura. Ed avete anche una filiale in Italia, a Piacenza? Sì, esatto, a Piacenza, dove Ligier commercializza questa vettura nel mercato italiano. Che tipo di sviluppo viene seguito a Piacenza? Oppure si occupano solo della commercializzazione? O solamente per la commercializzazione? La filiale di Piacenza vende i prodotti Ligier e i prodotti Microcar attraverso le rispettive reti. Quindi saremo ben presenti sul mercato. Ok, je te remercie per ta parole e buona continuazione al Mondiale dell'Automobile. Merci beaucoup per votre temps. Au revoir. E da qui dal Salone di Parigi, dallo stand Peugeot, che è una delle case automobilistiche più impegnate dal punto di vista dei veicoli compatibili con l'ambiente, che noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità e torniamo con Electric Motor News.